Buonasera e benvenuti a questo appuntamento pomeridiano con la festa del Partito Democratico. Io sono Roberto Tricarico, sono consigliere comunale qui alla città di Torino. Ho svolto per due mandati l'incarico di assessore alla casa con le giunte Chiamparino e ora questa mia esperienza è il risultato di una decisione che a livello nazionale è stata presa, cioè di costituire un ufficio nazionale nel PD per affrontare le politiche abitative. Una decisione che magari si può pensare scontata, ma non è stato così. Il nostro partito, come in generale il centrosinistra, ha smesso di occuparsi di temi così centrali, perché intorno alla casa, lo vedremo nella conversazione di questa sera, è possibile costruire quartieri, è possibile costruire città, è possibile costruire identità comunitaria. Intorno alla casa nascono gli altri diritti. Voi sapete che senza la casa anche gli altri diritti sono più difficili di essere esercitati. Senza la casa non si ha diritto all'acqua, senza la casa non si ha diritto all'elettricità, senza la casa, se si è stranieri, non si ha diritto al permesso di soggiorno, senza la casa è più difficile anche trovare un lavoro. Allora, questa decisione ha fatto sì che il Partito Democratico cominciasse un'attività di ascolto dei territori che invece hanno continuato a occuparsi di questi problemi, perché ce lo dirà Elvi Rossi, che è seduto qui alla mia destra, che è il presidente dell'ATC della provincia di Torino, ce lo confermerà Pasquale Cifani, che è il presidente della Lega Coop Abitanti, ce lo può dire Contini, segretario del SUNIA, che è lì in sala. Ce lo dirà l'assessore Tisi, l'assessore alla casa della città di Torino, che raccoglie il fabbisogno che c'è nella nostra città. Ce lo possono dire le persone che questa sera hanno deciso di partecipare a questo dibattito, che il fabbisogno è sempre più crescente e l'incidenza del canone sul reddito è tale per cui la casa oggi, seppur costituisce un bene assolutamente primario, non si riesce a mantenere. Allora il Partito Democratico ha cominciato questa attività di ascolto. Siamo partiti proprio qui da Torino per presentare un documento, una piattaforma che poi vi presenterò alla fine di questa nostra conversazione. Questa piattaforma l'abbiamo presentata nelle diverse città italiane, ora ci manca l'appuntamento di Reggio Emilia di questo fine settimana, abbiamo un altro appuntamento nelle Marche la settimana successiva e poi ci troveremo a Napoli a fine ottobre per fare di questa piattaforma il programma del PD per la casa. E allora il programma è stato presentato ed è conosciuto qui dagli attori che sono seduti intorno a un tavolo, però io comincerei non soltanto a parlare del programma, ma a parlare dei problemi che abbiamo per poterli poi assumere, perché come voi sapete il finanziamento sulla casa è stato pressoché adottato con la cancellazione dei fondi GESCA. Questa materia, solo la materia dell'edilizia pubblica, è stata affidata alle regioni, mentre il mercato privato della locazione è ancora disciplinato a livello nazionale. Abbiamo visto come l'IMU, oltre ad incidere fortemente sui proprietari di casa privati, ha portato anche un grave problema di gestione dei bilanci delle famiglie e anche delle ATC e delle cooperative. Abbiamo appunto però anche delle risorse che sono costituite dai piani città che sono stati presentati a livello nazionale e che impegnano le amministrazioni a trovare dei modi per poter fare case, nuove politiche per la casa, usando le risorse esistenti, intrecciandole con le trasformazioni urbanistiche della nostra città. Io, se siete d'accordo, comincerei proprio con il presidente dell'ATC, Elvi Rossi, che ormai si è insediato da 2 anni e quindi credo che abbia già maturato un'esperienza che ci può essere messa a disposizione per la discussione di questa sera. Vorrei rassicurare le persone che già mi hanno chiesto di poter intervenire, che lo potranno fare e troveremo il momento all'interno, diciamo, della nostra conversazione. Grazie Elvi Rossi, a te la parola.
Beh, intanto grazie per l'invito, grazie a tutti voi per la pazienza, stante anche un po' il tempo che non mi pare dei più propizi, ma vuol dire che cambia l'aria, insomma. Allora, sono state sollevate e dette delle cose profondamente vere. In questo territorio, parlo della città di Torino, ma come dire complessivamente del sistema provincia di Torino, sono state fatte negli anni delle politiche innovative, strategiche, anche utili a rispondere a dei bisogni. Io farei presto a dire che cos'è di cui mi posso lamentare. È molto facile, molto semplice, basta dire che quest'anno saranno intorno a 10 milioni l'IMU che dovremo pagare per le case nostre. Noi non ci occupiamo dei poveri come ATC, ma ci occupiamo dei diversamente ricchi, e quindi in funzione di questo, come dire, è drammatico pensare che quando c'è delle persone che non decidiamo noi, perché giustamente le decidono i comuni in graduatoria, quando i redditi e i canoni soprattutto non li decidiamo noi, perché sono decisi ovviamente dal reddito, di che cosa parliamo? Quando mettiamo l'ICI, noi l'IMU, come si chiama, abbiamo necessità poi di fare e possibilità di fare meno manutenzione e quindi di poter fare meno sviluppo. A questo si aggiunge l'interruzione o la sospensione del secondo biennio del piano casa, che erano in grande parte fondi GESCAL, quindi fondi che arrivavano dai lavoratori che avevano accumulato negli anni, mettendo da parte attraverso una ritenuta che vi era sugli stipendi, questi soldi, che sono stati veramente importanti, veramente strategici per dare la casa. Allora, al di là di tutti questi dettagli, che dettagli non sono, io credo che qui e oggi, da tutte le parti, soprattutto manchi la politica, manchi la capacità di fare proposte, la capacità di capire qual è il vero problema che oggi abbiamo. Il vero problema che oggi abbiamo, guardate, è quello di risolvere in modo rapido e certo le esigenze dei più deboli, dei più fragili. Lo dico sapendo che noi, che l'anno scorso abbiamo fatto 8.000 controlli per verificare che vi fossero situazioni non di illegalità, ma di magari inferiore denuncia, magari c'è la zia Maria che abita con noi e che non ha denunciato che è in famiglia, quindi non essendo denunciato il reddito, come dire, il canone è un po' più basso, e se il canone è un po' più basso mi consente di fare meno manutenzioni. Oggi il canone medio è 90 euro, le spese ripetibili sono più care, quindi il riscaldamento costa di più, e allora in quello, e qui cominciamo a dire che cosa ATC sta facendo. ATC sta facendo strategia in questi anni, da un po' di anni a questa parte, i vari POR e quant'altro, sono una cosa che oggi dicono che stiamo riqualificando complessivamente circa 2.000 alloggi. E riqualificare 2.000 alloggi vuol dire, dal punto di vista energetico, intanto riuscire a dare maggiore comfort, maggiore come dire, capacità di o minori emissioni nell'ambiente, e anche un maggior risparmio per i nostri assegnatari. Poi che cosa va fatto? Beh, va fatta una cosa semplice, secondo me, mettersi tutti intorno a un tavolo e ragionare in modo molto, come dire, serio su che cosa si intende fare e quale politica si intende adottare per la casa, e se si intende adottare una politica per la casa, perché è stato detto bene, e concludo questo primo intervento da Tricarico. Oggi se non hai la casa hai molti problemi conseguenti, hai molte difficoltà indotte, e allora oggi noi abbiamo il dovere, non solo la possibilità, ma il dovere di pensare alle soluzioni. Io dico, l'abbiamo detto prima, che in questo territorio negli anni sono state pensate delle forme come dire, che sono state, la città, ne dico una, ma come dire, poi lo potrà dire l'assessore Tisi molto meglio di me, ma per esempio il fatto che una quota delle case che si costruiscono e quant'altro vada all'edilizia sociale e via dicendo, è un pezzo della soluzione del problema. Noi stiamo costruendo oggi e consegniamo a questa città e a questa provincia mediamente 300 alloggi all'anno, che non è poco.
ma è molto poco rispetto alla richiesta, alla domanda che c'è. Allora bisogna, e magari questo dibattito è sicuramente utile, proporre anche delle cose nuove, delle cose innovative. Ben venga la conferenza del PD che, come dire, a livello nazionale propone delle scelte, e ben venga per esempio il piano casa, che potrà, io mi auguro veramente, dare alcune risorse assolutamente indispensabili oggi, come ben venga il ritorno della possibilità di attivare le risorse legate al secondo biennio del piano casa regionale, che è stato interrotto. Sono piccole cose o grandi cose che ci aiutano sicuramente nel percorso. Grazie Elvi. Io adesso chiederei a Pasquale Cifani di continuare nel solco il tracciato dal Presidente della TC, poi diamo la parola all'Assessore Tisi, poi io introduco i temi che saranno oggetto della nostra conferenza nazionale a Napoli e discuteremo insieme di questo. Grazie. Grazie per l'invito. Ma sicuramente Elvi, il Presidente della TC, ha già detto delle cose, che cosa è successo da un anno a questa parte. Io penso che di peggio non poteva succedere, perché tutti gli impegni che la Regione ha preso sono venuti meno, addirittura con cantieri avviati, con lavori finiti, quindi con grossi problemi economici. Io, parlando con Elvi, poi è emerso anche che loro avevano firmato dei contratti che non potevano più onorare proprio per questo problema. E poi l'IMU, che è una grande ingiustizia, almeno per quanto ci riguarda, per quanto riguarda anche la TC, dal momento che la legge e le successive modifiche ci accomunano, ci mettono nello stesso cassetto, se vogliamo, no? Io la definisco una grande ingiustizia che va a penalizzare direttamente le persone. Basta pensare che in alcuni casi l'IMU, nel nostro caso, sui soci pesa quasi il 30% del canone, cioè quello che prima era 300 diventa 390, no? Per dire. E stiamo parlando di famiglie che, no, vorrei definire più deboli, no? O in altri momenti avremmo definito penultimi. Comunque famiglie che hanno bisogno e non possono dare. Allora il problema è che se la casa, con tutto quello che ne consegue, viene visto dalla politica sotto un aspetto puramente ragionieristico, allora non esiste una politica. No, semplicemente si vanno a eliminare quelle possibili e quelle azioni che si volevano fare, e la casa viene vista come una fonte di finanziamento. E il problema vero è che non si va a distinguere, no? Non si distingue, questo è il problema. Quindi io, come dire, sull'IMO e sulla questione della regione mi vorrei fermare qua, perché se la vediamo da questo punto di vista, vediamo il bicchiere tre quarti vuoto e non vediamo il quarto pieno, perché adesso se parliamo della casa non possiamo più parlare del bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, ce n'è tre quarti vuoto e un quarto pieno. Quindi, come diceva Roberto Tricarico, si vuole ripartire, e io questo ritengo che sia un fatto estremamente positivo, no? Che il PD voglia ripartire a parlare seriamente di casa, perché o lo facciamo in maniera seria o altrimenti evitiamo proprio di farlo, no? Io, come te avevo detto, facciamo di nuovo il dibattito sulla casa, gli ho detto ma perché lo facciamo, no? Per dire che quello che è successo in questo ultimo anno è quanto di peggio poteva succedere, cioè le risorse sono state tolte, la tassazione è aumentata, le prospettive non ci sono. Allora oggi il tema su cui si parla da un po' di anni a questa parte, il famoso termine super abusato dell'housing, l'housing sociale, no? Alla fine questo housing sociale vuole dire, in sintesi, cercare di fare senza risorse pubbliche, no, quello che fino adesso è stato fatto con risorse pubbliche. Cioè è un'esercitazione, io preferisco definirla in questo modo, perché
sulla carta è una bellissima idea, nella realtà vorrei capire perché tutti gli attori che poi dovevano recitarne una parte non ci sono, nel senso che i comuni che dovevano ridurre gli oneri di urbanizzazione o eliminarli, neanche a parlarne, le aree pubbliche non si vedono, non ci sono, quindi alla fine stiamo tentando di fare un'esercitazione che forse funziona, però qui ritorna in campo l'IMU, perché nell'esercitazione che noi stiamo facendo e stiamo tentando di fare qui, una delle proposte, no, da inserire nella conferenza è sicuramente la redditività che i cosiddetti investitori istituzionali richiedono, cioè del 3 più 2, 3 di rendita e 2 relativa all'inflazione, è una redditività che difficilmente si riesce a fare se vogliamo fare canoni che i nostri soci e i cittadini che si rivolgono a noi sono in grado di sostenere, mi riferisco a canoni inferiori ai 350 euro, perché il canone è solo una parte del costo dell'abitare. E vorrei dire che è la metà del costo dell'abitare, perché se poi mettiamo le utenze, le bollette varie, le spese obbligatorie, no, quello che serve, no, forse supera il 50% del reddito delle famiglie, perché questo è il costo della casa reale, noi dobbiamo partire da sto dato. No. Quindi qua ritorna in discussione sicuramente l'IMU, noi abbiamo in programma dei progetti di housing, qualcuno lo andremo a definire prossimamente, siamo in contatto con operatori che operano nel sociale, qui io vedo Vallì Falchi, che con la quale collaboriamo sia per quanto riguarda il nostro fondo di solidarietà, perché noi qui a Torino paghiamo alle famiglie che ne hanno bisogno, che sono nostri soci assegnatari, paghiamo le bollette noi, cioè, quindi abbiamo come dire, istituito una sorta di fondo, una sorta di assicurazione alimentato con 2 euro al mese da parte dei soci e altrettanti della cooperativa, che serve a pagare le utenze. Quindi noi, come dire, ce la stiamo mettendo tutta, quindi dove alcuni programmi di housing noi andremo a sperimentarli, però, come dire, è una sperimentazione, non è una risposta. Allora, la risposta che si deve dare sulla casa deve partire da una nuova politica, ma che tiene conto di tutti, perché non è che il giovane che si vuole comprare una casa ha risolto i suoi problemi, se ha un po' di risparmio, assolutamente. Perché oggi se uno va in banca a chiedere un mutuo deve partire dal dato che si deve far seviziare, perché il termine è questo qui, cioè seviziare per le cose che chiedono e per gli ostacoli che pongono. Quindi c'è questo problema, c'è il problema di incrementare un certo tipo di edilizia, se si vuole parlare di sviluppo e di ripresa di questo paese non si può prescindere da risorse che comunque si stanziano sulla casa, perché 1 milione di euro sulla casa equivale a 24-25 occupati, quindi la ripresa non può che partire dall'edilizia e quindi le risorse diventano fondamentali, ma devono essere sicure, perché oggi come oggi noi assistiamo al fatto che la Regione Piemonte ha ricevuto dallo Stato per l'edilizia gli ex fondi GESCAL, come li chiama Elvi Rossi, sono anche fondi della 457, sono diversi fondi, però 500 milioni di euro, ne ha spesi 250 e quest'anno ne ha stanziati 11, cioè con i cantieri già conclusi, cioè per dire, allora non è che possiamo sempre essere la Cenerentola e addirittura non ci vengono date neanche le risorse che lo Stato trasferisce per questo settore. Quindi sicuramente c'è un problema dell'utenza classica che si rivolge all'ATC e lì ci vogliono risorse. Vogliamo parlare non più dell'8 per 1000, parliamo del 10 per 1000, ma comunque a livello centrale o comunque se si riesce a livello locale ci deve essere una tassa di scopo che dia certezze sulle risorse, perché la programmazione che facciamo noi si basa su periodi lunghi, cioè noi compriamo un'area, la sviluppiamo, no? I tempi urbanistici sono tempi lunghi e poi magari nel momento in cui siamo pronti le risorse hanno preso un'altra strada, no? Cioè, quindi anche lì
Sicuramente la questione urbanistica diventa un elemento derimente, perché i tempi devono essere brevi, perché se le risorse sono poche, allora bisogna spenderle il più velocemente possibile se si vogliono dare delle risposte, altrimenti si rischia di... No, che quando arriva la medicina il malato è morto, cioè quindi non serve più. Quindi sicuramente bisogna dare una risposta, e quindi dice una tassa di scopo che sia a livello centrale, vogliamo ripristinare la GESCAL, non la vogliamo chiamare più GESCAL, chiamiamola in un altro modo, chiamiamola 2 per 1000, ma come è stato fatto per determinate categorie, per determinate, no, per determinati obiettivi, si penso che quello della casa, che è un bisogno fondamentale, inutile che ci andiamo a contare, uno provi a immaginare come può fare una famiglia, crescere dei figli, mandarli a scuola, avere una vita normale se non sa dove stare. No, ma il semplice fatto che è soggetto a un contratto che scade e ai capricci di un padrone di casa che non si sa cosa gli chiede dopo una volta che è scaduto il contratto, cioè è una questione proprio di prospettiva, è una questione che una società normale, civile, no, deve affrontare e deve risolvere. Cioè io parto da questo dato, nel momento in cui parlo della casa, no? Quindi la questione sicuramente di risposta sociale, la questione per lo sviluppo del paese, perché questo è un paese che comunque deve fare degli investimenti, l'effetto moltiplicatore, se è vero che nel piano città si stanziano 200 milioni e si pensa di fare investimenti per 2 miliardi, no? Quindi è evidente che anche lì si vogliono attirare risorse private, produrre un effetto moltiplicatore, ma con che certezza? Perché gli ultimi fondi dello Stato, non ultimo mi ricordo questi, il famoso piano per gli anziani degli anni 2000, che avevano stanziato delle risorse, poi avevano fatto presentare i progetti e poi sono sparite le risorse. Cioè, allora, rispetto a questa cosa qua, io penso che la posizione del PD da rendere comunque... da fare propria, da rendere pubblica, che diventi elemento comunque di programma di un futuro governo, deve essere la serietà. Quindi una possibile tassa di scopo e poi dare una risposta a quelle famiglie, a quei giovani soprattutto, che sono nella possibilità anche di acquistare anche un alloggio piccolo, ma che comunque hanno la totale chiusura da parte delle banche, perché il mondo del lavoro, l'offerta di lavoro è di tipo precario e a tempo determinato, cioè noi non è che queste cose possiamo dimenticarcele, perché c'è chi ha bisogno di una casa popolare, chi è in grado di andare sul mercato dell'affitto calmierato, che è quello tramite Locare, tramite la 431, tramite l'offerta di abitazioni da parte delle nostre cooperative indivise, da parte di privati che comunque mettono il loro patrimonio a disposizione, ma c'è anche una fascia di popolazione che è in grado di accedere alla proprietà e che è impossibilitato, perché oramai la flessibilità e le regole del mondo del lavoro fanno sì che comunque non hanno mai le caratteristiche per avere un prestito. Io penso di essere stato fin troppo lungo. No, tutt'altro, grazie. Allora, Elide, e poi entriamo nel merito di alcune proposte. Grazie, grazie al PD e a Roberto Tricarico per questa opportunità, perché credo che sia importante proprio, malgrado le difficoltà e talvolta anche il muoversi dentro un contesto che è sempre più complicato, complesso e con scarse risorse, è comunque importante ripartire da temi come quelli della casa, perché sono d'accordo con quanto diceva Cifani, sicuramente l'ultimo anno credo sia davvero stato un anno terribile sotto tanti aspetti. La casa è un tassello, secondo me, fondamentale di, vorrei dire, politiche di welfare più allargate, rappresenta uno degli elementi fondamentali delle vite delle persone, perché appunto dà la possibilità di crearsi una famiglia, ma la casa è anche un luogo, direi, di cura, di terapia, penso cosa significa in termini di relazioni per gli anziani, la continuità anche della propria casa in termini di abitudini, di rapporti interpersonali, eccetera. Quindi io credo che lo stimolo, il rilancio che ci viene dal PD proprio a partire dai temi della casa debba essere anche letto in questa chiave.
di un tassello fondamentale di politiche che, mi permetto di dire, devono davvero e non soltanto formalmente coniugare, saper coniugare i temi del rigore con i temi dell'equità sociale, perché se viene a mancare questo, come dire, si rischia davvero di scardinare un po' tutto il sistema, ed è il rischio che a mio parere stiamo un po' vivendo in questi ultimi tempi. Finora il rigore, credo, lo stiamo vedendo e toccando con mano, credo che davvero sia il momento di affrontare le tematiche anche sul piano nazionale, sul come riequilibrare il rigore con interventi che riconducano ad una equità sociale. Certamente i comuni in questa situazione si trovano davvero a avere un po', lo dicevo anche l'altra sera in un dibattito sulle tematiche delle politiche sociali, di subire un po' l'effetto panino, cioè di trovarsi schiacciati da un lato tra bisogni sempre più pressanti di cittadini e una situazione di riduzione di trasferimenti che è veramente drammatica. Il richiamo alle scelte fatte sull'IMU, insomma, nel merito di tutta una serie di tipologie di case, è stata, come dire, una scelta anche peraltro molto sofferta, molto dibattuta in consiglio comunale, ma che in qualche caso, anzi, è stata sicuramente figlia di un quadro economico complessivo legato anche ai mancati, alle riduzioni di trasferimenti, che ha, come dire, lasciato dei margini veramente risicatissimi, per non dire quasi nulli. Allora, di fronte a una situazione del genere, davvero io credo che occorra ripartire dalla consapevolezza che la casa diventa motore di sviluppo in termini di occupazione, come veniva detto, ma è assolutamente un fattore imprescindibile, perché dalla casa discendono tutta una serie di altre questioni e di altre problematiche. La situazione di Torino è evidente che è non semplice per una serie di fattori. Intanto perché siamo una delle città in Italia dove la percentuale di case di proprietà è tra le più basse e conseguentemente l'aumentare della differenza, del gap tra il reddito disponibile delle famiglie e quello che sono i costi delle abitazioni, questa differenza è andata rimarcandosi in modo significativo, ricade in modo sempre più pesante. Dall'altro perché, malgrado gli sforzi, devo dire, delle amministrazioni, dal punto di vista dell'occupazione ed economico, sicuramente risentiamo ancora degli effetti di una monocultura industriale che abbiamo vissuto per tantissimi anni e dalla quale è molto difficile trovare delle strade di riconversione. Io sempre più spesso verifico e vivo quotidianamente quanto poi il tema del lavoro sia collegato con quello spesso delle difficoltà sull'abitazione. Sempre più spesso nelle nostre commissioni di emergenza abitative arrivano situazioni che sono proprio legate o alla perdita del lavoro o alla riduzione del reddito disponibile della famiglia, e questo naturalmente genera difficoltà nel far fronte ai costi delle abitazioni. Noi abbiamo un lavoro importante che è stato avviato, che vede, secondo me, nella diversificazione delle risposte una strada, forse l'unica strada possibile, perché oggi c'è bisogno e ci sarebbe davvero bisogno di un piano, di un grande piano di investimento nazionale sulla edilizia residenziale pubblica, ci sarebbe bisogno anche di un rilancio a livello regionale di investimenti, c'è anche bisogno di riuscire ad aggredire uno degli obiettivi a cui si sta lavorando,
quella disponibilità di alloggi liberi, noi li abbiamo censiti in circa 50.000 in città, che hanno, come dire, delle strade non sempre limpide di occupazione, oppure spesso sono tenuti vuoti. È evidente che l'applicazione dell'IMU in questo non ci aiuta. Questo strumento, a mio parere, straordinario dell'agenzia locale, ha visto in questi primi sei mesi una, devo dire, pur leggera, ma da considerare con attenzione, flessione. Quindi sicuramente anche l'attenzione a questi temi deve essere assolutamente posto al centro. Quali sono i correttivi? Il Consiglio Comunale, proprio nel merito di Locare, ha stanziato un fondo che dovrebbe proprio servire a in qualche modo contenere quelli che sono degli effetti di un'aliquota, peraltro in questo caso più alta, sia delle case popolari che dell'edilizia di cooperativa, che come dire, possa contemperare anche la necessità e la messa a disposizione da parte di privati di case, e in qualche modo continuare una politica di utilizzo anche di case private, che però siano messe sul mercato a prezzi accessibili anche da chi non ha redditi elevati. È evidente, come dicevo, che gli interventi devono essere molteplici. Io credo che è vero quanto diceva Cifani sull'housing sociale, credo anche che oggi il bisogno abitativo è talmente, come dire, sfaccettato e tocca range di persone molto diverse tra di loro, che anche la risposta dell'housing sociale, di un certo housing sociale, può essere una risposta per una certa tipologia, molto probabilmente non lo è per le fasce più deboli, e quindi per queste sicuramente abbiamo bisogno di continuare anche attraverso percorsi altri. Uno degli altri, come dire, delle questioni che segnalo è quella della necessità anche davvero su queste tematiche di poter lavorare in modo più concertato e condiviso con la Regione. Noi siamo ancora in attesa dell'emanazione di una serie di regolamenti, ne cito uno per tutti, quello sulle coabitazioni solidali, che in qualche modo impediscono e limitano la possibilità di fare innovazione anche all'interno di case di edilizia residenziale pubblica, attraverso dei percorsi che cerchino di coniugare il bisogno abitativo con bisogni sociali più forti. Stiamo anche, devo dire, esplorando dei nuovi percorsi attraverso il recupero di patrimoni IPAV, e in fase di avvio un progetto proprio con un IPAV cittadina che metterà a disposizione degli alloggi, con la quale si vorrebbe fare anche sperimentalmente creare, direi, una possibilità anche abitativa ancora altra, perché appunto i bisogni ormai sono davvero tanti e molto variegati tra di loro. Io credo che il tema del welfare e dell'abitare collegato appunto con il benessere, con la possibilità insomma di avere una vita dignitosa, debba complessivamente, e quindi davvero io ringrazio il PD di questo, essere riportato all'attenzione della politica. Oltretutto è un tema sensibile, e credo che su questa tematica si giochi anche molto della coesione sociale di un territorio, perché dalla casa e attraverso la casa passano delle possibilità di normalità di vita, e soprattutto credo passi anche appunto il diritto delle persone a una vita dignitosa. Grazie. Grazie. Allora, questo primo giro ci permette di entrare nel merito e guardare con gli occhi parlamentari questa situazione, per riuscire a capire che cosa può fare il livello nazionale. E certamente non possiamo non partire dai dati, non possiamo non partire da alcune considerazioni. La prima è che oggi la casa in affitto non è una scelta, perché se uno potesse
certamente guarderebbe con maggiore favore la casa di proprietà. E questa casa in affitto non è una scelta almeno per 2,5 milioni di italiani, che sono questi, quelli che abitano in una casa in affitto, sia questa in attivi, sia questa in cooperativa. Se guardiamo le case popolari, certamente lì scopriamo che non è assolutamente una scelta per le famiglie rivolgersi alla casa popolare, ma è una condizione di bisogno, e infatti si accede alla casa popolare soltanto attraverso un concorso e soltanto se si presentano dei requisiti superiori a quelli di chi sta dietro di me. E i requisiti per accedere a questa casa sono requisiti veramente molto 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 forti, che in qualche modo indicano quasi in taluni casi uno stato di indigenza, al punto che lo stesso canone, quello che dovrebbe alimentare le ATC, è un canone che non consente di remunerare la gestione delle case, e quindi noi sappiamo di avere a che fare con un certo numero di persone, circa 1 milione sono quelle che abitano nelle case popolari, che fanno più fatica di altre a guardare fuori dalle case popolari. E poi abbiamo 630.000 famiglie che vorrebbero accedere alla casa popolare ma non possono, non perché non hanno diritto, ma perché il pubblico non è in condizione di poterle mettere a disposizione. Poi abbiamo la straordinaria tradizione delle case in cooperativa, perché molte persone che abitano in casa in cooperativa possono testimoniare come l'ingresso nel mondo della cooperativa segna anche una maggiore consapevolezza di cittadinanza, perché attraverso la condivisione della proprietà per le cooperative indivise si assume una soggettività politica e una consapevolezza di cittadinanza che porta anche alla rivendicazione di altri diritti. Nella nostra città sono tante le storie dell'insediamento di case cooperative che hanno trasformato il quartiere e hanno dato maggiori diritti a chi abitava il quartiere. Allora la prima cosa che noi dobbiamo fare è fare in modo che la casa in affitto possa diventare una scelta per chi vuole andare ad abitare in affitto e per chi vuole mettere a disposizione la proprietà perché ciò possa accadere. Per quelle 50.000 case sfitte di cui ha parlato l'assessore Tisi e per quei 3 milioni di case sfitte che ci sono nel nostro paese. E allora è evidente che il Parlamento, la prima cosa che deve fare, deve mettere mano attraverso una riforma forte della legge 431, che è la legge che appunto disciplina il mercato privato della locazione, che disciplina e regolamenta le due volontà che si incontrano, la volontà di chi vuole mettere in affitto la casa e la volontà di chi la vuole prendere in affitto. Ebbene, noi veniamo da un paese che aveva l'equo canone, che diceva per legge qual era il canone sopportabile per le famiglie. Ebbene, il canone sopportabile per le famiglie, quando c'era l'equo canone, era il 19% del reddito familiare. Quindi, se guadagnavi 1 milione, il tuo affitto non poteva essere superiore a 190.000 lire, e sappiamo benissimo, perché voi potete essere testimoni più di me, che cosa voleva dire in quegli anni affittare una casa a 500.000 lire. Voleva dire affittare una casa di assoluto pregio. Ebbene, oggi sfido chiunque a dimostrarmi che con 250 euro si può affittare una casa di pregio. Allora, la riforma della 431 è improrogabile. È una legge che è entrata in vigore nel 1998, è cambiato il mondo, siamo nel 2012, non si vuole tornare all'equo canone, ma dobbiamo trovare formule che consentano di arrivare a un canone equo. Ribaltiamo i termini della questione, perché dobbiamo favorire e incentivare il fatto che l'affitto diventi una scelta, ed è evidente che per favorire che l'affitto diventi una scelta dobbiamo mettere in campo misure fiscali che vanno assolutamente in controtendenza con le misure che sinora il governo ha previsto, perché per mettere in condizioni di poter favorire l'accesso all'affitto dobbiamo fare in modo che il proprietario riceva
un'incentivazione a mettere a disposizione del mercato il proprio alloggio. E invece bisogna trovare delle formule sempre fiscali che disincentivi il proprietario che lascia sfitto il proprio appartamento. E nello stesso tempo dobbiamo consentire all'inquilino di poter scaricare in maniera piena dal proprio reddito il canone dell'affitto, per costruire un circuito virtuoso che va ad alimentare comunque le casse del nostro paese. E allora da questo punto di vista io penso che noi non possiamo limitarci ai provvedimenti che finora sono stati assunti, che per la verità, soprattutto quelli del governo Berlusconi, hanno ridotto il favore per le case in affitto, perché la cedolare secca poi alla fine ce lo possono dire, la cedolare secca è quell'aliquota che viene applicata in maniera unica e che quindi non va ad alimentare il reddito del proprietario di casa e in maniera secca. Ebbene, questo ha fatto sì che si spostassero in maniera significativa proprietari dal canone concordato al canone libero, perché appunto non era più conveniente applicare il canone concordato. Nello stesso tempo non è più una scelta neanche comprare la casa, quindi ci troviamo nella condizione per cui non si riesce né, diciamo, ad accedere all'affitto né ad accedere all'abitazione in proprietà, perché appunto dalle ricerche che abbiamo fatto risulta che ormai sono tantissime e superano il 20% le famiglie che devono abbandonare l'avventura del mutuo perché appunto non riescono a sostenere questo. E allora capite che anche qui, per tornare, diciamo, nell'architettura che era stata pensata prima di noi, che prevedeva il canale come primo accesso all'abitazione verso le case popolari, le ATC, il secondo canale, una maggiore responsabilizzazione da parte del cittadino, quindi nella casa in cooperativa, forse per l'accompagnamento verso la proprietà che talvolta si è persino determinata dentro le case cooperative stesse, perché qualcuno è entrato socio ed è uscito proprietario, sono secondo me tradizioni che noi possiamo andare a recuperare e inserirle dentro un quadro di trasformazione delle politiche abitative che tengano conto anche della modernità, la diversificazione, diceva l'assessore Tisi. Ebbene, noi sulla diversificazione dobbiamo costruire il nuovo modello di stare insieme, perché capite, cambiano i bisogni, abbiamo necessità. I nuovi insediamenti della TC, dobbiamo riconoscerlo, ad Elvi Rossi, ai suoi uffici, alla struttura in generale, ma possiamo andare a vedere anche gli interventi delle cooperative o quelli diretti dal comune stesso. Cosa fanno? Non sono più le case che sono ospitate dal quartiere, ma è il quartiere che ospita la casa. Ed è la casa che ospita il quartiere stesso, perché nel momento in cui c'è il nuovo insediamento, nel nuovo insediamento cosa si realizza? Si realizza il fatto che la casa che si propone è una casa che si apre al quartiere, che ha la possibilità di usare degli spazi comuni, è la casa che consente di avere l'asilo. Nel nuovo insediamento sulla Spina 3 l'asilo è stato ricavato dentro le case popolari, vero Elvi Rossi? Oppure nell'insediamento delle cooperative in via Artom, che cosa è capitato? È capitato che il piano terreno che poteva essere destinato commercialmente è ancora lì in attesa di trovare qualcosa che consenta di accendere i motori del quartiere, non sia soltanto al servizio del reddito dell'insediamento. E dentro questo contesto è evidente che l'IMU ci sta come i cavoli a merenda e quindi bisogna questa cosa rivederla. E dobbiamo cominciare noi dal Consiglio Comunale di Torino. Il Consiglio Comunale ha approvato appunto dei documenti che vogliono correggere questo, perché l'IMU deve andare a favorire chi, diciamo, si occupa di abitanti della nostra città con un reddito non sufficiente per poter affrontare la proprietà, e nello stesso tempo deve favorire chi la propria casa la mette in affitto. E dobbiamo sviluppare nuove attenzioni
sulla base della nuova composizione demografica della nostra città, perché badate, noi non perdiamo più abitanti, ne guadagniamo qualcuno, si tratta però di nuovi arrivi che non superano 1.000-2.000 persone rispetto alle uscite, quindi la città viaggia intorno ai 920.000 abitanti, però aumentano ogni anno i nuclei familiari, cioè aumentano i nuclei che da uno diventano due, aumentano le persone sole, insomma aumenta l'esigenza, la domanda di case, perché tante volte ci è capitato di sentire i nostri dibattiti, ma perché si costruiscono ancora case, perché ci sono ancora case quando la popolazione diminuisce? È vero, domanda intelligente, ma nello stesso tempo diminuisce la popolazione, ma aumentano i nuclei familiari e quindi c'è bisogno di più spazio rispetto a chi prima lo condivideva insieme ad altre persone. E noi nella nostra conferenza di Napoli non potremo non mettere al centro anche questa storia del federalismo demaniale, che come voi sapete ha animato la parola federalismo, diciamo, anni anche abbastanza tristi del nostro paese. C'era una forza politica che appunto del federalismo faceva bandiera, che per il momento diciamo ha smorzato un po' i toni e si è smorzato anche il federalismo. È vero però che noi dobbiamo appropriarci di pezzi del nostro territorio che non ha nessun senso che appartengano al demanio militare senza militari, no? Perché se voi guardate lì in Corso Montelungo, lì appunto c'erano le case dei militari, oggi dopo essere state usate per le Olimpiadi hanno ampie porzioni vuote, quindi non ha senso che ci sia il demanio militare senza i militari, non ha senso che ci siano le case dei ferrovieri senza i ferrovieri, non ha senso che ci siano le case delle poste senza i postini, non ha senso appunto che la burocrazia statale, no, privi i comuni di risorse che appartengono solo al territorio. Ma un dibattito è sano soltanto se è anche capace di sviluppare un po' di contraddittorio. E io devo, sapendo già la risposta, almeno su un punto continuare questa discussione con il presidente Rossi. Io penso che dentro questa riorganizzazione delle politiche abitative dobbiamo metterci dentro appunto anche un maggiore dinamismo. Io riconosco in maniera piena, diciamo, l'attività che sta svolgendo il presidente dell'ATC, anche delle agenzie territoriali per la casa. Io penso che a proposito di IMU, l'abbiamo discusso anche recentemente, io penso che il patrimonio delle ATC debba essere trasferito ai comuni. Io penso che l'ATC debba essere l'agenzia che continua a gestire le proprietà dei comuni, di quelle che ha ottenuto in convenzione, di quelle che sono proprie. Ma io penso che però l'ATC possa svolgere meglio il proprio lavoro se l'ATC è esclusivamente l'agenzia di gestione. Io penso che se questo obiettivo lo si raggiungerà, consentirà di ordinare meglio la vicenda della casa popolare in Piemonte, perché l'assessore Tisi lo può dire, abbiamo proprietà del comune di Torino in altri comuni, il comune di Torino si assume tutti gli oneri e giustamente io dico il comune dove sorge la casa è il comune che poi l'assegna. Allora io so che la posizione del presidente Rossi forse impedirà questa trasformazione, ma ciò non di meno io penso che dentro la modernizzazione delle politiche abitative dobbiamo pensare anche a una nuova ATC. E chiudo con il tema delle risorse. Qui io penso che noi dobbiamo essere seri, lo diceva Cifani nel momento in cui andremo a costruire un programma di governo. Ebbene, io penso che sull'edilizia sociale non abbiamo scampo, l'edilizia sociale è edilizia pubblica,
non può essere diversamente, e quindi come tale deve trovare un canale di finanziamento pubblico. Poi, come diceva Alvirossi, discutiamo, anche se ormai appartiene al mito, no, della Mercedes parcheggiata sotto casa, anche perché sotto le case popolari, questo mito per cui nelle case popolari abitano i ricchi. No, nelle case popolari, vi assicuro, non abitano i ricchi. Vi posso dare degli indirizzi dove abitano i ricchi, non abitano certamente lì. E allora io dico che al di là di questi controlli sui requisiti di permanenza, però non possiamo permettere, come è stato fatto negli anni passati, che ci siano ministri della Repubblica che definiscano le ATC carrozzoni, che volevano vendere a un euro tutte le case popolari del nostro paese, e sarebbe stata una tragedia se il ministro Brunetta fosse riuscito a realizzare quello sciagurato progetto. Noi, appunto, a proposito di serietà, vogliamo presentarci in maniera diversa. E quindi questo è il programma che andremo ad affrontare alla conferenza di Napoli, e voglio ringraziare veramente i nostri interlocutori per gli spunti che ci hanno dato finora, però non posso non ricominciare dal Presidente Rossi, che certamente avrà da ribattere. Grazie. Grazie. Ma intanto ritengo molte cose condivisibili. Mi sono appuntato alcuni aspetti. Intanto voglio dire, la sinergia anche con la città di Torino è piena. Basti, se posso fare una battuta, due giorni fa abbiamo avuto un allarme bomba da noi, e non hanno mica telefonato a noi, hanno telefonato alla città di Torino, all'assessore Tisi, per dirgli che c'era la bomba. Quindi questo dimostra la piena efficacia delle sinergie che noi insieme facciamo. Al di là della battuta, io credo che invece due o tre cose siano da dire. È vero, le case cominciano ad essere non più solo case in quanto tali, ma la qualità del servizio della casa deve rispondere ad esigenze anche di servizi collegati alla casa. La casa popolare ha un senso nel momento in cui diventa per quel quartiere un punto di riferimento. E allora, però, dobbiamo avere il coraggio anche di dirci che su questa partita in qualche modo bisogna intervenire, perché se siamo e continuiamo a essere sempre in emergenza, se poi chi arriva secondo i bandi e diventa assegnatario nuovo è un ex tossico, un disabile, tutte categorie estremamente fragili, qualcuno mi deve spiegare che mix sociale noi stiamo facendo. E allora io dico che a fronte di grandi quartieri di case popolari che la città ha, e che la periferia e che l'Interland torinese ha, dove c'era e c'è stata una grande, forte inclusione sociale, perché in quegli ambienti, in quei quartieri, c'era gente e c'è gente oggi che si aiuta, che si dà una mano, ma che è molte volte scoraggiata dalla mancanza di regole che, come dire, purtroppo in molti casi arriva da coloro che sono nuovi assegnatari. E allora io dico che questo è un aspetto che noi dobbiamo riflettere, dobbiamo dare, e in questo credo sia prezioso il discorso dell'accompagnamento sociale. Sicuramente l'accompagnamento sociale, come dire, aiuta a fare un percorso di condivisione sulla capacità di poter, come dire, lavorare insieme. Poi sulla tassa di scopo, ma noi siamo assolutamente d'accordo, la tassa di scopo è una cosa indispensabile. Io ne aggiungo un altro tassello. Qualcuno a livello anche nazionale, poi regionale, vuole provare a pensare che in qualche caso, magari guardando altre nazioni, la Svezia, la Francia, eccetera, magari in certi casi lasciamo che qualcun altro costruisca le case e garantiamogli un affitto garantito per il quale noi, la regione, lo Stato e via dicendo, va a integrare il canone. Perché oggi che cosa succede? Succede che i nostri legislatori, lo Stato, attraverso lo Stato, la regione e via dicendo, trasferisce delle risorse. Le risorse sono fatte per costruire le case, poi devono essere impiegate per mantenerle e poi devono essere impiegate anche per
come dire, garantire il canone, il fondo sociale, eccetera. Allora io comincio a dire che magari bisognerebbe poi in modo serio sedersi intorno a un tavolo e cominciare a dire che, per esempio, su questo in qualche caso si può provare in via sperimentale a dire: se qualcuno vuole costruire delle case, io ti garantisco per 20 anni, 30 anni un canone garantito, magari delle assicurazioni, magari altri che hanno anche tra il resto di obbligo di fare investimenti immobiliari. Ecco, in questi casi hai la garanzia di avere un fruitore, la garanzia di avere un reddito, e poi a quel punto l'ente pubblico interviene per la quota parte. Sulla questione di cedere il patrimonio, questo esperimento non è una novità. Esiste in Toscana, esiste in Emilia-Romagna. Entrambi situazioni fallimentari, dove loro vorrebbero per primi ritornare indietro. Perché guardate che un ente che non abbia più la proprietà della sua proprietà è soggetto come una banderuola alle scelte dei comuni. E allora, se questo comune il prossimo anno, non questo, un qualunque comune il prossimo anno ha le elezioni, allora comincia a dire: forse è meglio smobilizzare il patrimonio e avanti così. Oppure, se ha bisogno di fare cassa, allora deciderà di fare degli interventi di manutenzione molto meno forti. Noi oggi riusciamo a fare ancora un poco di manutenzione, quella indispensabile e necessaria, perché la facciamo con i nostri soldi. Dovessimo farla con i soldi del comune, probabilmente oggi non riusciremmo neanche più a fare la sicurezza, perché ci sono 10.000 cose tutte necessarie, tutte utili, tutte importanti, che sono però cose prioritarie, e allora magari la sicurezza degli immobili o la manutenzione passa in seconda fila, perché giustamente ci sono altre cose. Allora mettere qualche piccolo tassello che garantisca che chi si occupa di edilizia sociale, avendo il patrimonio, abbia un capitale e abbia una rendita piccola, perché io prima ho detto 92 euro, volevo solo dirvi che in base agli ultime assegnazioni siamo a 62 euro mensili. E allora di cosa stiamo parlando? Allora dobbiamo decisamente occuparci, e fa bene, fate bene a dire questo, e io credo che sia assolutamente condivisibile le proposte che sono state fatte, dalla tassa di scopo alle nuove politiche che debbono essere svolte in funzione di garantire maggiore casa pubblica, sono essenziali, perché tanto non possiamo pensare e far finta di niente che tutti debbano essere proprietari, non è possibile. E allora cominciamo a occuparci di dire che tutti insieme, a livello anche regionale, io credo, perché voi sapete, me lo insegnate, che la politica sull'edilizia dallo Stato è stata demandata, secondo me anche un po' in qualche caso in modo errato, perché tutto sommato, lo dicevamo prima, ma i vari interventi, che non sono solo GESCAL 457 e quant'altro, che hanno garantito l'investimento, hanno fatto sì di poter costruire, di poter fare, ma poi anche lì, vedete, quando qualcuno ha il coltello dalla parte del manico, e non vale per la regione Piemonte, vale un po' per tutte le regioni, qualunque sia l'intendimento, e ovviamente si danno le priorità, e tra le priorità magari la casa non c'è, ma qui ritorno e concludo a dire che è un motivo in più per dire che noi dobbiamo avere il patrimonio e non possiamo delegarlo ad altri, non possiamo farcelo espropriare, perché se ce lo espropriamo noi siamo morti. Chiedete all'Emilia Romagna, chiedete alla Toscana, che questo esperimento l'hanno fatto alcuni anni fa e che oggi stanno chiedendo di tornare indietro. Grazie Presidente. Allora, Assessore Tisi, se il patrimonio della TC passa ai comuni, quindi la prima cosa che voi farete è venderlo per fare cassa? Beh, credo, direi proprio di no. Anzi, devo dire che questa è una domanda che frequentemente mi viene fatta, non nel merito del patrimonio ATC di cui oggi non disponiamo, ma nel merito ad esempio di altri patrimoni. Prima citavo le IPAB che stiamo dei quali stiamo cercando di rientrare in possesso come città. È evidente che io credo che il patrimonio pubblico debba, come dire, essere utilizzato per le finalità per le quali non soltanto è stato costituito, ma per il quale anche ci sono stati
finalizzati delle risorse che erano per l'appunto finalizzate e che derivavano da un certo tipo di fiscalità. Quindi assolutamente questo, come dire, è fuori discussione. È altrettanto vero che lo ricordava Tricarico prima, la città di Torino è proprietaria di migliaia di alloggi fuori dal proprio territorio comunale, dei quali non ha possibilità di fare assegnazioni, ma questo era, come dire, un accordo di qualche anno fa in cui si era convenuto sulla necessità che fossero i comuni nei quali erano localizzate le case a procedere con le assegnazioni, delle quali però oggi ha in carico, appunto, e qui condividiamo con gli altri interlocutori al dibattito, il problema dell'IMU, perché a nostra volta come città siamo stati chiamati in qualche caso, come ben sa anche Elvio Rossi, ad aliquote ben oltre, direi, il 6 per 1000, che è quello applicato dalla città di Torino. Allora io credo che però, dato che siamo anche di fronte a una fase in cui i cambiamenti sono molto rapidi e io non vorrei dare nulla per scontato, che intorno a questi temi un ragionamento, una riflessione si possa avviare, così come peraltro con la stessa ATC la stiamo avviando su altre tematiche. Ricordo proprio in questi giorni col Presidente il ragionamento sul ruolo degli amministratori di area, perché se è vero che la qualità della vita in alcuni contesti, in alcuni case è molto determinata dalla qualità delle relazioni anche che si sviluppano tra gli inquilini, dai meccanismi di aiuto reciproco, è evidente che probabilmente anche qualche ragionamento che, vorrei dire, si avvicini di più a un ruolo simile a quello del portierato sociale forse vada anche fatto. Io devo dire, ho colto conosciuto, perché non la conoscevo, l'esperienza delle case di cooperativa, che direi da questo punto di vista hanno spesso dei percorsi anche, come dire, di coinvolgimento delle persone, che credo andrebbe un po' mutuato anche in altri contesti. Quindi io, per rispondere a Tricarico, credo che sicuramente oggi l'attenzione dei comuni è anche agli equilibri di bilancio, ma è evidente che il bene pubblico viene assolutamente prima ed è prioritario, per cui credo che si possa sviluppare quantomeno qualche riflessione intorno a queste tematiche, considerando appunto che abbiamo una situazione che sta cambiando in modo molto molto rapido. Grazie Assessore Tisi. Allora, prima di chiedere se ci sono delle domande, vorrei che Cifani si pronunciasse ancora sulle cose che abbiamo detto. Ma io ritorno un attimino indietro, no? Cioè, allora, per me è fondamentale smetterla con i ragionieri, no? Adesso passerà il governo dei tecnici e poi spero che passi anche la mentalità da ragionieri, in cui, no, c'è un obiettivo, indistintamente si tassa e non si distingue più. Io penso che la politica si distingue dai tecnici proprio per questo, perché la politica sa distinguere, e quindi nel distinguere bisogna che sia chiaro che tutti coloro che operano nell'ambito dell'alloggio sociale, così come definito dalla Comunità Europea, dallo Stato italiano, no, devono essere considerati comunque soggetti pubblici o privati sociali, che possono anche essere, noi lo accettiamo pienamente, possono essere soggetti a maggiori controlli, ma devono essere tutelati. Quindi non ha nessun senso, no, che una tassa come l'IMU venga chiesto a chi viene in qualche modo aiutato per avere dei canoni bassi. Cioè, come dire, mi si dà un contributo, no? E poi, no, in maniera indistinta si tassa. No? Dice seconda casa, poi fanno pasticci, no? La detrazione dei 200 euro, noi 50 euro per i figli. Cioè, è una cosa che non ha senso. Questa cosa qua, nella proposta, secondo me,
del PD. Deve essere chiaro che comunque è una tassa che non deve gravare su quelli che in un modo o nell'altro devono essere considerati alloggi sociali. Cioè, questo è un qualcosa, deve essere un punto fermo che deve essere affermato, altrimenti che senso ha che l'ATC deve dare dei soldi al Comune, il Comune glieli deve ridare all'ATC, no? Oppure i nostri soci devono pagare l'IMU in maniera sproporzionata perché le rendite catastali sono sballate, noi in certi punti abbiamo rendite catastali in edilizia agevolata, vincolata all'affitto superiori alla crocetta, no? Cioè, allora evidentemente c'è qualcosa che non va e non si può distinguere e tagliare la società a fette, no? Senza distinguere. Allora, la politica ha questo compito, una proposta che può essere come base una proposta per una nuova politica o una politica della casa, non dico una nuova, cioè una politica che deve essere reinventata, perché adesso sono anni che non si fa e non c'è più una politica della casa. Cioè, si va per tentativi, ogni tanto c'è qualche provvedimento, ma non, cioè, qua bisogna pensare a un nuovo piano decennale, una 4-5-7, che si preoccupi anche magari di dare un aiuto a chi una casa magari la può acquisire, ma non alle condizioni attuali, perché le situazioni del credito sono totalmente illogiche, no? In questa fase, quindi non permettono anche a chi avrebbe la possibilità di acquisire una casa. Quindi questo è. L'altra cosa, il ruolo dei privati sociali, perché questa cosa bisogna dirlo. Allora, noi abbiamo in testa un modellino che è fatto sì del progetto edilizio, ma nello stesso tempo del progetto sociale. Cioè, noi abbiamo enti come la Caritas, come cooperative sociali che si occupano di quello che è l'accompagnamento sociale delle persone. In interventi complessi, importanti, non si può prescindere da questo. Quindi anche lì siamo disponibili, no, ai controlli, alle regole, noi non ci preoccupano queste cose. Però deve essere legittimato, no, e riconosciuto il ruolo. Perché oggi con risorse ristrette il privato sociale può svolgere un compito che io direi fondamentale, perché guardate che è vero che gli ultimi sono tanti, usiamo questo termine brutto se volete, no, ma gli ultimi sono tanti, ma guardate che i penultimi stanno crescendo a dismisura. Cioè, se solo la cooperativa di Vittorio a Torino ha 6.000 soci in lista d'attesa, no, parliamo di Torino e prima Cintura, nonostante il fatto che abbiamo messo in atto tutta una serie di disincentivi a iscriversi, prospettando tempi lunghissimi, probabilmente no, prospettando anche la possibilità che non ci sia mai una casa per loro, continuano a aumentare. Cioè, ma perché? Perché non perché la di Vittorio è la di Vittorio gli piace quella cooperativa, ma perché sta crescendo quel bisogno, il bisogno di avere canoni certi, tempi certi, aggiornamenti del canone certi, quindi di maggiore legalità nell'ambito di quella che è la casa in affitto. E poi che tu mi dicevi che non è una scelta, oggi è diventata una necessità, non è che uno sceglie di andare in cooperativa o fare la domanda per la casa popolare o rivolgersi alla Caritas e a tutti questi enti che sono tanti, no? Che poi alla fine non, come dire, non vengono mai, come dire, messi in evidenza, ma c'è un lavoro sociale dietro che è enorme. No. Grazie. Allora, qualcuno vuole intervenire? Qualche domanda? Abbiamo i microfoni, usiamo questo. Il signore del consiglio dei documenti può darli alla Bulgarelli, ci pensiamo noi, perché sono suoi personali. Eh sì, me li dia alla Bulgarelli, cioè, se li vuole illustrare pubblicamente non c'è problema, però mi sembra che è meglio che... allora, li dia alla Bulgarelli. Sì, sì, sì. Vabbè, prenda il microfono, dica a tutti. Sì. Io devi venire qua. Io posso anche dimostrarlo. No, un momento. Perché è bello che ci vedi quello che c'è. Io praticamente pago l'affitto
con 180 euro che prendo di assegno INPS dovrei pagare l'affitto di casa, mangiare, gas e luce, mi dite un po' come posso andare avanti. L'altro giorno avevo parlato con l'assessore Tisi e le ho fatto sapere che io, nel mese di gennaio del 2011, avevo fatto una domanda per avere il sussidio, praticamente, che non sarebbe il sussidio. È una pensione, come mi ha detto la signora Barbara, la segretaria del vice sindaco della Sandri, è una pensione sociale. La mia pensione sociale, praticamente, si percepisce da 450 euro al mese, non da 217. La signora Tisi, io qui c'è un documento che ho fatto di corso con l'associazione Italia Libera. C'è un documento qui, sono venuto in via Giulio, ho parlato con la signora praticamente Giussi, ho parlato con l'assessore praticamente alla casa de Simoni, ho parlato con la segretaria e sono andato giù. I documenti sono tutti qui, chiari. Loro in via Giulio mi dicono che no, non ho diritto di avere di quando ho fatto la domanda dei mesi di gennaio. Cose. Dopo tanto casino che ho fatto, casino in che senso? Casino che mi sono appellato, ho fatto ricorso, oltre ricorso, praticamente mi hanno accettato di darmi quelli 200 e qualcosa di 17 euro del sussidio, che non dovrebbe essere sussidio, che non c'è la faccia per andare avanti così. Ha detto, non mi vogliono dare tutte le retrate di quando ho fatto la domanda. E non è giusto, non è reale, che quando noi italiani ci discriminano di questo modo qui, e poi ai zingari e ai stranieri, chiaro, lo dico chiaramente, le danno quello che si costa. E non devono dire che non è vero, perché io ho le prove. Ai zingari ne passa l'assistenza sociale di Comune di Torino, le passa dei 30-50 euro giornalieri per ogni figlio. E ho le prove. Con questo vi ringrazio. Grazie. Dove vive? Dove vive? Io in Corte Racconici 25/17. Una casa popolare. Sì. Però. Una casa popolare. Grazie. Altri interventi? Bene. Mi pare che insomma siamo stati nei tempi, no? Credo che chi ha partecipato al dibattito delle ore 18 di queste settimane ha potuto apprezzare che siamo tra i pochi che alle 19:20 possiamo dichiarare concluso il nostro incontro. Grazie e buonasera.